bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6. Chiedo scusa per la voce, ma il raffreddore non mi lascia in pace in questo cambio di stagione. Cominciamo subito con le prime pagine regionali che già vedete alle mie spalle. Partiamo dal quotidiano Il Centro. Nell'edizione di Pescara il titolo di apertura: Case popolari, 111 sfratti di abusivi. Pescara, piano della regione per liberare gli alloggi dell'ATER in tutta la città. Nel taglio alto andiamo all'Aquila, la marcia dei 5.000 no tasse da restituire, così soffocate la città sulla manifestazione di piazza di ieri nel capoluogo di regione. Poi lo scontro politico, l'aiuto querela, ma D'Alfonso contrattacca. Andiamo a vedere lo spazio delle cronache. A Pescara, oncologia, pazienti ricoverati in corridoio, emergenza nel reparto di oncologia dell'ospedale. Nelle ultime 2 settimane si è registrato un sovraffollamento con ricoverati in corsie nei laboratori. Il primario Carlo Garufi lancia un appello alle famiglie dei malati: rivolgetevi al day hospital, non andate al pronto soccorso. E poi a Montesilvano, ladri e vandali in azione all'agenzia di scommesse. Di poche centinaia di euro il bottino del furto notturno alla Eurobet di Via Emilia. Il ladro, usando un piede di porco, ha spostato la telecamera e poi si è introdotto nel locale, presi i soldi del fondo cassa, ingenti i danni. Passiamo a Francavilla, auto centrata da un sasso sulla circonvallazione. Questo è il grave fatto avvenuto lungo la variante alla statale 16. Nel centro pagina, calcio di Serie B, questa sera in campo il Pescara. Pillon carica i suoi a Vercelli, è uno spareggio salvezza, così l'allenatore del Delfino. Il Pescara torna in campo questa sera alle 20:30. Naturalmente ci sarà anche diretta stadio per seguire la partita sul campo della Pro Vercelli. Nel turno infrasettimanale di Serie B, l'allenatore Baby Pillon sprona i biancazzurri, uno spareggio in palio, punti importanti per la salvezza contro l'ultima della classe. Andiamo nel taglio basso. Buongiorno Abruzzo, firmato da Giuliano Di Tanna. Il titolo: Quelle lettere d'amore mai inviate. Andiamo a vedere ultima cosa, ultima curiosità, sopra la testata del centro, televisione, il Grande Fratello. Nella casa c'è Simone, che è il fidanzato di Stefania Pezzopane. Andiamo avanti, sempre sul quotidiano Il Centro, la prima pagina di Chieti Lancianovasto. In apertura, incarico al figlio del prof, no del TAR. Chieti, i giudici annullano il concorso all'università, commissione non equilibrata. Il taglio alto è il medesimo letto in precedenza. Allora scendiamo nella pancia della prima pagina. Nelle cronache, a Rocca San Giovanni rubano nel ristorante, fermati 6 minorenni. Hanno rubato un registratore di cassa e alcune bevande in un ristorante, poi si sono allontanati pensando di averla fatta franca, ma alla fine sono stati rintracciati e fermati. Hanno tra i 14 e i 16 anni. Sul furto indagano i carabinieri di Fossa Cesia ed Ortona. A San Salvo, la CGIL, istituzioni in ritardo su Pilkington e Denso. Il futuro dei colossi industriali del Vastese preoccupa i sindacati. La CGIL ritiene che sia necessario risolvere le criticità di digitalizzazione, portualità e ferrovia, il cosiddetto ultimo miglio, autoporto, produzione, costi energetici, riciclo degli scarti prodotti. A Chieti, ASL, Comune e Provincia, da oggi si vota per le RSU. Andiamo a centropagina, sempre da Chieti, convegno il centro CONAD con lo scientifico Masci, il procuratore, violenza di genere da prevenire. Andiamo avanti ancora con il quotidiano Il Centro, la prima pagina di Teramo apre con la politica. D'Alberto dice sì alle primarie. Verso le comunali, Forza Italia intanto indica Morra e così isola la Lega, che aveva proposto Del Paggio.
Andiamo adesso nelle cronache, restiamo a Teramo, scambio di dirigenti fra ASL e zooprofilattico. Carlo Cecchini, dopo 5 anni, lascia l'incarico da direttore amministrativo dell'istituto zooprofilattico, sarà sostituito da Lucio Ambrosi, il quale attualmente ricopre alla ASL il ruolo di responsabile dell'unità operativa complessa che esegue controlli sulle prestazioni sanitarie. E poi Nereto, ladri al distretto sanitario, l'allarme li mette in fuga. Ai ladri, con ogni probabilità, interessava mettere le mani sull'incasso del centro unico di prenotazione relativo al weekend, ma anche sugli spiccioli delle macchinette distributrici di alimenti e bevande. Il colpo però è sfumato grazie all'allarme sonoro. E poi andiamo a Roseto, si rompe lo scuolabus, alunni a piedi da giorni. A centropagina troviamo ancora il calcio, 2 pagine speciali sui giallorossi, il Giulianova ora pensa all'AD e vuole Di Fabio come allenatore e favorito per succedere a Piccioni. Andiamo ancora avanti, andiamo a vedere l'ultima delle 4 prime pagine provinciali del centro, quella aquilana, tasse, la protesta ferma la città, chiaramente il titolo di apertura e sulla manifestazione di ieri spicca l'assenza dei comitati post-sisma all'Unione Europea, alcune aziende erano senza danni. C'è poi l'articolo di Giustino Parisse, la marcia dei 5.000, così soffocate il territorio. E le altre notizie, rapina alle slot, 3 in manette, sempre dal capoluogo e caccia anche a una quarta persona complice. Elfoundry invita a fare le ferie, Avezzano commesse in calo, L'Aquila, lavoratori nel mirino, Campomizzi, il PM chiede 8 condanne, queste le altre notizie dall'Aquilano. Andiamo nel taglio alto, sul Mona, Ramunno e D'Amico lasciano la Casini, maggioranza in crisi nel comune Ovidiano e poi scontro politico, ritroviamo la querela dell'aiuto ad Alfonso. Lasciamo il quotidiano del centro, andiamo adesso a vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero, anche qui il titolo di apertura è sulla marcia di ieri, sfilano per le tasse in 5.000, L'Aquila in piazza 350 imprenditori e il popolo delle partite IVA, in ballo ci sono 100 milioni di euro, siamo persone serie, non chiediamo condoni, ha detto il vicepresidente della regione Lolli, ma soltanto onestà. Andiamo avanti poi, a centropagina ritroviamo il Vinitaly, regioni colpite, Gentiloni negli stand, il vino là dove c'era il sisma. E poi il delitto Neri, ricompare il cugino, mi spiace, non so nulla, i due avevano litigato per il feuduccio ma le piste portano alla malavita, il cugino di Alessandro Neri è ricomparso proprio al Vinitaly. C'è poi il processo Sanitopoli, Ottaviano Del Turco alla quinta causa. L'unico modo per bloccare la sentenza era un nuovo ricorso in Cassazione, così è stato per l'ex governatore della regione Abruzzo, Ottaviano Del Turco. Nel taglio basso, Chieti, ZTL, 4.300 multe in 6 mesi e poi di spalla, andiamo a vedere. D'Alfonso, governatore, la partita è un rebus per il fine mandato, tempo scaduto per la regione. Ora la parola passa al Senato. Andiamo nel taglio alto per vedere le altre notizie sul Messaggero. Basket di A2, Roseto onorante, cronoprogramma per salvare anche la società. La Serie C. Teramo, la Procura federale chiede 6 giornate di stop per San Domenico e la Serie B, Pescara stasera a Vercelli, è ora di vincere in trasferta. Andiamo a vedere anche la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo, il titolo di apertura, nuovo direttore amministrativo all'istituto zooprofilattico. La regione sceglie il riabilitato Lucio Ambrosi, fresco di assoluzione nell'inchiesta sulla ASL. Andiamo a vedere poi il commento di Marcello Martelli, il titolo Macroregione Salva Sud. A centropagina, Sant'Omero, affluente invaso dai liquami maleodoranti, Salinello inquinato, il titolo sulla fotografia.
E poi andiamo nel taglio alto, Giulianova, riparte il coro per fermare la spiaggia canina. Roseto, il comune cerca più fondi per le manutenzioni. Di spalla, Teramo al voto. D'Alberto ha accettato le primarie aperte con Cavallari. E ancora per le amministrative, Forza Italia morde il freno su Morra, oggi decisivo il tavolo. Ancora, Alba paga i danni dell'epidemia, il processo al depuratore per l'estate disastrosa del 2010. Nel taglio basso la Serie C, suicidio sportivo al Riviera, Teramo. Che diavolo stai facendo? Teramo che si avvia verso i play-out, sarà decisiva la partita di Fano. Prima di passare alla lettura delle prime pagine nazionali, chiedo alla regia di metterci in onda, di andare a vedere insieme il servizio che riguarda la manifestazione dell'Aquila sulle tasse, manifestazione che abbiamo visto sul giornale, ha così visto la partecipazione di tra le 3.000 e le 5.000 persone, questo almeno il conto che è stato fatto, dunque possiamo andare a vedere il servizio. Quasi 3.000 persone in piazza oggi all'Aquila per dire no al terremoto fiscale che il provvedimento per la restituzione delle tasse che l'Europa ha considerato come aiuto di Stato rischia di provocare a 9 anni dal sisma e con una città che stava provando a rialzarsi a fatica. Istituzioni, operai delle imprese, aziende impegnate nella ricostruzione non solo, studenti aquilani, associazioni di categoria, sindacati e semplici cittadini nel corteo che dalla Fontana Luminosa si è spiegato per le vie di un centro ancora ferito prima di arrivare alla villa comunale dove le istituzioni hanno preso la parola. I parlamentari abruzzesi, anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che come promesso era all'Aquila a sostenere una battaglia che non ha colori politici. In ballo del resto c'è la vita della città e del suo tessuto economico. È chiaro che una proroga di 4 mesi non può bastare. Io penso che sia fuori dal mondo un'Unione Europea che non distingue aiuti di Stato indebiti con quello che legittimamente una nazione può e deve fare per aiutare i suoi cittadini in un periodo emergenziale. Per noi vale il provvedimento come fu pensato al tempo, va restituito il 40% di quelle contribuzioni e va restituito in 10 anni. Fare una cosa diversa, pretendere la restituzione del 100% in una sola soluzione con gli interessi vuol dire scientificamente decidere di uccidere questo territorio e noi non lo consentiremo. Quindi serve un'Unione Europea che sia in grado di distinguere e di comportarsi in modo civile e serve un governo che quando l'Unione Europea non si comporta in modo civile non esegue pedissequamente quello che l'Europa dice, per cui male l'Europa, male il governo nonostante la proroga, perché lì il governo deve dire no, vi state sbagliando, quei soldi non verranno restituiti come voi volete, volete fare l'infrazione? Perfetto, non pagheremo neanche i soldi dell'infrazione. Io credo che se l'Aquila si è salvata nel 2009 è stata da un lato nella gestione dell'emergenza e l'approntamento delle abitazioni per gli sfollati e dall'altro attraverso il provvedimento di sospensione delle tasse, da un lato la salvezza demografica, dall'altro la salvezza economica. Chi oggi mette in discussione questo principio significa che vuole ammazzare la città dell'Aquila e noi naturalmente combatteremo affinché questo non avvenga con tutte le nostre forze. Per colpa di burocrati si rischia ora di dare un colpo mortale alla città dell'Aquila. Molte delle aziende coinvolte non sono in grado di pagare. E chiuderanno. L'altro giorno un signore, un artigiano, si è sentito male, è stato portato in ospedale. Altre aziende, forse più solide, avranno nel proprio bilancio un buco a partire dalle 7 aziende, 2 della regione e 5 del comune, le quali avendo questo buco e non potendo per legge noi ripianare quel buco, dovranno probabilmente portare i libri in tribunale. In ogni caso, la catena dei fornitori di tutte queste aziende andrà in crisi. Ci saranno centinaia e centinaia di posti di lavoro che si perdono. Non è possibile subire una cosa di questo genere. E questo dunque il servizio sulla manifestazione di ieri mattina. Noi adesso apriamo lo spazio dedicato ai titoli nazionali. Vedremo che la manifestazione dell'Aquila ha avuto risalto anche su alcune prime pagine nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. In apertura, il Quirinale verso la scelta. Chiaramente si parla
delle consultazioni del Capo dello Stato. Entro 24 ore il preincarico, un esploratore a partire dal centrodestra. I partiti in stallo, ultimatum di Di Maio a Salvini, ancora pochi giorni, poi chiudo il forno. C'è l'editoriale sulla politica estera di Angelo Panebianco, alleanze e destino di un paese che tra l'altro in questo momento si trova anche in una grave crisi internazionale, e proprio di questa parliamo adesso con il titolo sempre del Corriere: armi chimiche, ore scontro sui controlli negati in Siria, bloccati gli ispettori dell'OPAC. Con i bombardamenti che per il momento proseguono. C'è poi il centropagina Made in Italy, Vinitaly, settimana del design a Milano, le fiere e i successi, il salone e la sfida del capitalismo leggero. Andiamo su Repubblica, in apertura proprio la crisi internazionale, Siria, Francia e Stati Uniti già divise, Di Maio, Salvini è un irresponsabile, oggi parla Gentiloni, sottomarino statunitense a Napoli ed è polemica, Israele colpita la base iraniana, è stato confermato quanto uscito nelle scorse ore. C'è poi l'editoriale del direttore Mario Calabresi, i pericoli del governo di nessuno. Andiamo nel taglio basso, troviamo l'inchiesta Milano, Padova, Bologna, il nuovo triangolo industriale dove si cresce a doppia cifra. Proseguiamo con la Stampa. Il titolo di apertura, la Lega via le sanzioni a Putin, il leader 5 Stelle frena, non riposizioneremo l'Italia nello scacchiere internazionale, governo, intanto il Colle pensa a un nome a sorpresa, Fontana, ci costano un miliardo le sanzioni a Putin, sotto esame al Quirinale la posizione di Salvini. E poi andiamo a vedere anche il centropagina, il sociologo che difende i braccianti SIC nell'agropontino, i nuovi schiavi lavorano per 164 euro al mese, ora il loro paladino è minacciato. Andiamo ancora avanti con i giornali nazionali, il Fatto Quotidiano, Salvini dà gli ordini a Mattarella, Di Maio lo avverte e riapre al PD, piccole guerre, il leghista vincole regionali e in 15 giorni faccio l'esecutivo, chiaramente è un po' tutto bloccato proprio a causa del voto in Molise e in Friuli. Andiamo a vedere a centropagina, fiction di Stato, 4 milioni tra parentesi nostri regalati alla serie TV sui medici, i soldi da Palazzo Chigi di Renzi, Lotti e Nastasi, genero della produttrice della fiction della Lux Vide che è andata in onda sulla Rai e di cui ora si sta producendo la seconda stagione. Scendiamo nel taglio basso, altra notizia particolare, oltre Facebook, spot mirati sui sentimenti grazie alle GIF, Google ci spia anche le emozioni. Andiamo sul Manifesto, il titolo su questa fotografia di un sottomarino, giallo sottomarino, richiamando la canzone dei Beatles. Gentiloni riferirà oggi alle Camere sulla Siria, ha dichiarato che l'Italia, pur appoggiando i raid atlantici, non vi ha in alcun modo partecipato, ma il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, attacca in rada a Napoli il sottomarino nucleare statunitense che ha sganciato i missili Tomahawk e che dirà del ruolo decisivo di Sigonella, il premier uscente, si chiede il giornale di ispirazione comunista. E poi a centropagina Di Maio a Salvini, forno quasi chiuso, Movimento 5 Stelle e Lega sempre più ai ferri corti. Andiamo su Avvenire, il quotidiano cattolico apre sulla Siria, Siria sfida sui gas da Assad e Putin, alta agli ispettori internazionali e conferme da Israele, colpiti gli obiettivi iraniani, alta tensione per gli ostacoli posti a chi indaga sull'attacco chimico, Mosca nega e Trump conferma la volontà di ritiro dal paese. Andiamo a vedere la fotonotizia, ora solo la Corte Suprema può salvarlo, Alfi ultimo no all'appello dei suoi genitori. Ritroviamo anche un'altra notizia che riguarda invece i migranti e quello che accade nel Mediterraneo, Ragusa, Open Arms, torniamo subito in mare, libera la nave della ONG, salva migranti.
Andiamo sul Sole 24 Ore adesso, cambiamo registro con il quotidiano economico e finanziario italiano. Fisco per la precompilata, boom di accessi al debutto. Nelle prime 5 ore 218.000 contribuenti hanno visionato la dichiarazione precompilata online. Obiettivo delle entrate: 2,4 milioni di modelli in automatico. Andiamo a vedere poi nel taglio basso che cosa c'è. Visco, meno rigidità UE sulle banche, il sistema ha tenuto ma ora stabilità e fiducia per superare le debolezze residue. Per il governatore di Banca d'Italia occorre rivedere l'assetto regolamentare europeo sulle crisi delle banche. Andiamo adesso sul Messaggero, il quotidiano romano apre con Atac che è a rischio stop, niente garanzie, l'azienda capitolina ha 45 giorni per trovare una fideiussione e assicurare il trasporto pubblico, le banche si sono tirate indietro, il Ministero dei Trasporti potrebbe revocare la licenza di servizio. C'è poi il caso Facebook nell'editoriale di Carlo Nordio, la privacy è libertà, dunque non è negoziabile. Andiamo a vedere poi la crisi internazionale in Siria, Trump smentisce Macron, torneremo a casa, Duma resta una città fantasma, negato l'ingresso agli ispettori, ingresso che molto probabilmente avverrà nella giornata odierna o al massimo domani. Poi c'è il governo, pronto il preincarico, Mattarella ai partiti, realismo, offerta Di Maio o Salvini, altrimenti c'è l'esploratore che potrebbe essere il presidente del Senato. Andiamo sul quotidiano Il Tempo, restiamo sempre ai giornali romani, eredita 3 miliardi di lire, niente cambio e non è il solo caso. Banca d'Italia rifiuta la conversione in euro perché sono scaduti i termini di legge, in tanti nella stessa situazione, ma c'è un precedente che fa sperare. E poi giallo alla Camera, chi è stato, spunta la svastica dentro il bagno di Montecitorio, e poi chiaramente c'è anche la satira, vedete, con queste scritte chiaramente posticce su un ipotetico bagno della Camera dei Deputati. Di spalla troviamo invece la politica, l'idea di Di Maio sui Volta Gabbana, Salvini sì e il no, il CAV no, non si può, scrive Franco Bechis. Andiamo su Libero, Grillo odia il lavoro, il titolo di apertura, ed elogia i fancazzisti. Il padre del Movimento 5 Stelle, colui che sgobba è un miserabile, mentre Chiozzi è un rivoluzionario e l'ozio va insegnato a scuola. E ancora, ciascuno dovrebbe svilupparsi in modo libero grazie a un reddito di nascita. Con quali soldi? Però, scrive Libero, non lo dice Grillo. A centropagina c'è questa foto dell'ex ministro Cecil Chiang, escrementi nel giardino di casa sua, Chiang raccoglie la cacca che semina, il suo cane la fa in strada, i vicini gliela recapitano, lei grida al razzismo. Andiamo sulla Verità, il titolo di apertura, il PD si scongela per sostenere i 5 Stelle, Lega e Movimento ai ferri corti, la paura di un nuovo massacro elettorale alle prossime comunali spinge i democratici a ripensare il loro Aventino, con l'aiuto dei pentastellati potrebbero limitare i danni, e anche Renzi si è convinto di questo. E poi ritroviamo l'Aquila, l'Aquila sfida l'Unione Europea, non ridiamo le tasse, corteo dei terremotati che secondo Bruxelles hanno avuto aiuti di Stato, ci vogliono morti, lo abbiamo ascoltato. Sul Secolo d'Italia il titolo di apertura è ci pensa Mattarella, con questa foto di Mister X che dovrebbe essere il titolare dell'incarico a formare il nuovo governo. E poi nel taglio basso in primo piano ritroviamo anche qui l'Aquila, Meloni contro Meloni con i terremotati contro l'Unione Europea, zero scherzi con l'Aquila. E poi processo Stato Mafia, si va verso la sentenza, e ancora troppe armi nel mondo, colpa dei regimi comunisti, così il quotidiano che fa riferimento a Fratelli d'Italia. Andiamo a vedere anche il Mattino di Napoli, il titolo di apertura, Di Maio, ultimatum a Salvini.
per quanto riguarda la politica interna e le consultazioni. Poi troviamo anche la polemica sull'attracco del sottomarino statunitense a Napoli, Siria, il sindaco non si attracca a Napoli, la marina era in acque nazionali, sottomarino statunitense, lo svarione di De Magistris, così il mattino. Andiamo a vedere anche i quotidiani sportivi nazionali. Eccoli qui, li recuperiamo subito. La Gazzetta dello Sport, Euro o mai più in A, ultime 6 giornate, 8 squadre per 2 volate, l'apertura della Gazzetta sullo Sprint Champions in campionato. Poi le strategie bianconere, Martial, la Juve ci prova, c'è l'accelerata, via il duello con il Bayern. Ancora il portiere del Milan e la magia a San Siro nella gara contro il Napoli, non sono riuscito a non parare Gigio e Bufera con i napoletani. Andiamo a vedere anche il titolo del Corriere dello Sport, Juve-Napoli, arbitra lui domani Allegri a Crotone, mentre Sarri sfida l'Udinese, domenica la partitissima, vi svegliamo chi la dirigerà, Rocchi e i suoi assistenti. Nel taglio alto, campionato senza tregua, stasera alle 20.45, anticipo a San Siro, scossa Spalletti, muoviti Inter, con il Cagliari servono punti Champions, Giulini, il passato nerazzurro non conta. Andiamo su Tutto Sport, il titolo di apertura, Bufera, Scudetto, Gigi e Gigio, i tifosi del Napoli contro Donnarumma per la paratona di domenica che può valere il 7° scudetto della Juve, Buffon reduce dalle polemiche post Real, lo ringrazia, gli ho inviato un sms e gli ho fatto i complimenti. Adesso ci fermiamo per il break pubblicitario, prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo con gli esperti di Meteo 6 e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6, allora torniamo alle notizie dalle pagine interne dei quotidiani abruzzesi, ripartiamo chiaramente dalla grande manifestazione di ieri all'Aquila, la protesta, tasse in migliaia contro la stangata, scrive il Messaggero, 5.000 persone al corteo biondi, il sindaco, una lotta per l'Italia, politica coesa ma diserta, il Movimento 5 Stelle, Lolli, se serve andremo anche a Roma. Nel taglio alto alcuni scatti, alcuni momenti della manifestazione con il palco bipartisan, Giorgia Meloni e il sindaco insieme nel corteo, il sindaco fa riferimento, è un esponente di Fratelli d'Italia, ha ricevuto appunto l'appoggio del leader nazionale, poi lo striscione simbolo no al terremoto fiscale. Nel taglio basso le reazioni, le voci della paura, centinaia di posti a rischio per questa restituzione delle tasse, tasse che furono, vi ricordo, sospese nel dopo terremoto del 2009, che sarebbero dovute tornare nelle casse pubbliche nella misura del 40% e diluite nel corso degli anni. Invece l'Unione Europea ha visto in questa misura di sospensione delle tasse un aiuto di Stato vero e proprio e dunque chiede la restituzione integrale ai cittadini e alle imprese aquilane. Andiamo a vedere anche sul primo piano del centro la manifestazione del capoluogo di regione, tasse, la protesta dei 5.000, così soffocate il territorio, corteo unitario di politici, cittadini e imprese, la città ha bisogno di rinascere. Anche qui troviamo le reazioni, Frattale di Edil Frair, rischio di ridurre del 50% il numero degli amministrativi, Barattelli, presidente dell'ANCE, saremmo costretti a bloccare subito tutti gli investimenti. Nella pagina successiva altre reazioni, Mari Fiamma di Apindustria, così si compromette il corpo centrale dell'economia locale, Scipioni che è un titolare di un concessionario di auto, restituzione assurda con ripercussioni molto negative, tutte chiaramente voci critiche rispetto a questa
imposizioni che arriva dall'Unione Europea. Poi troviamo il Vinitaly, non più solo export, al Vinitaly si celebra la ripresa dei consumi, il Premier Paolo Gentiloni a Verona visita lo stand Abruzzo, Montepulciano, incontro degustazione sui 50 anni della DOC. Vinitaly che troviamo anche nella pagina Abruzzo del Messaggero, l'Abruzzo al Vinitaly, terre del sisma, Gentiloni gusta i migliori vini festeggiati e festeggiamenti per i 50 anni del Montepulciano d'Abruzzo, degustazione con una vasta selezione di cerasoli. E allora possiamo andare a vedere anche il servizio che riguarda il Vinitaly. Questa mattina lo spazio Abruzzo è stato visitato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni, il quale ha salutato i produttori abruzzesi e sorseggiato un bicchiere di Montepulciano per festeggiare un vitigno che sta raccogliendo giudizi positivi dalla critica. L'assessore alle politiche agricole Dino Pepe, durante la visita alle cantine abruzzesi presenti al Vinitaly, è tornato ad affrontare il tema della promozione del territorio attraverso il vino. Un più 13% di esportazione nel settore vino è uno dei segnali più importanti e più lungimiranti. Dobbiamo continuare a lavorare, ma voglio ringraziare in particolar modo i produttori, i nostri agricoltori, i viticoltori abruzzesi che in questi anni stanno lavorando tantissimo con professionalità, impegno e tanta forza soprattutto nella ricerca e nell'innovazione. Anche i sindacati del settore hanno posto in essere l'attenzione sulla comunicazione e sulle strategie di promozione nel comparto vitivinicolo regionale, a partire appunto dal Vinitaly. Il vicepresidente nazionale della Confederazione Italiana Agricoltura, Mauro Di Zio, abruzzese, pone l'attenzione sulla necessità di valorizzare il vino di qualità, a partire dal vitigno autoctono come il Montepulciano d'Abruzzo. Valorizzare questo esempio fondamentale di biodiversità, di qualità assoluta, che nel mondo si riconosce ormai e che sono al tempo stesso rappresenta Vinitaly l'opportunità di valorizzare un prodotto riconosciuto e con il prodotto il territorio. Andiamo avanti, sempre sulla pagina Abruzzo del Messaggero cambiamo decisamente registro. Del Turco al quinto processo per evitare la carcerazione. Al termine dell'iter giudiziario la condanna è scesa a 3 anni e 11 mesi, ma non basta. È il quinto atto questo del processo Sanitopoli. Andiamo ancora avanti e ritorniamo sul quotidiano Il Centro. Nella pagina Abruzzo, la lite all'aeroporto di Bruxelles, l'aiuto querela d'Alfonso contrattacca, l'europarlamentare accusa di diffamazione il presidente che però ribatte: io mi sono sentito minacciato. E c'è anche un filmato che testimonia quanto è accaduto e la lite fra Daniela Aiuto, che è europarlamentare del Movimento 5 Stelle, e il governatore senatore Luciano D'Alfonso. Andiamo ancora con la politica verso il voto in Abruzzo di Pangrazio. Da oggi la giunta sulle dimissioni del governatore, comincia così l'iter che condurrà alla scelta di D'Alfonso di proseguire con la sua carica in Senato. Nel taglio basso il caso dell'occupazione del demanio, regione RFI, la guerra dei canoni, a vuoto il ricorso delle ferrovie al TAR che si dichiara incompetente. Continuiamo con la pagina Abruzzo, le discariche dei veleni, Bussi e Piano d'Orta, i tempi si allungano, la regione costretta a sottoporre le maxi bonifiche alla valutazione di impatto ambientale che farà slittare di mesi i lavori. E poi protesta a Pescara contro l'INPS, contributi, richiesta di arretrati, manifestazione degli avvocati. Nel taglio basso l'ordine dei commercialisti, crisi per i debiti, come uscirne, un convegno a Chieti per fare il punto sulla legge 3 del 2012. Andiamo ad aprire la pagina di Pescara adesso, l'emergenza sociale, abusivi in arrivo, 111 sfratti, riassegnate subito le case, la regione, ci sono i fondi per liberare gli alloggi ATER, vogliamo l'ok della procura, i residenti di via Passo della Portella, fate entrare le famiglie in graduatoria. Di spalla alloggi sfondati, la polizia municipale, ogni mese ci sono 10 denunce.
Continuiamo sulle pagine di Pescara del Centro, un palatenda nell'area dell'ex COFA, l'assessore Cuzzi lavora al progetto di una struttura da 9.000 posti per ospitare eventi anche in inverno, il costo è di 1 milione di euro. Il caso Straccia, la Cassazione deve riaprire l'inchiesta, ricorso della famiglia del ragazzo scomparso a Pescara nel 2011 e trovato morto a Bari, udienza il 7 di giugno. Nel taglio basso invece il canile di Via Raiale rischia la chiusura. Andiamo all'ospedale di Pescara con i pazienti in corsia, oncologia, troppi malati, andate al Day Hospital. Nelle ultime 2 settimane sovraffollamento di ricoverati in reparto, appello del primario Garufi, non presentatevi al pronto soccorso. Nel taglio basso, tumori della mammella e osteoporosi, visite ed esami gratuiti alla ASL per questo screening. E poi la protezione civile senza casa, la provincia si riprende la sede, l'associazione di volontariato Modavi sfrattata dopo il caso della Croce Rossa. Nel taglio basso invece infortunio nel magazzino, c'è un ferito, un 57enne colpito al volto dal materiale che gli è caduto addosso ed è stato ricoverato. Quarto raid a Palazzo di Città, sempre a Pescara, furto in comune, il ladro tradito dalle telecamere, rotta la porta dell'assessorato ai lavori pubblici, forzate le macchine per le bevande. Nel taglio basso, poliziotti aggrediti, secondo caso in 4 giorni, un parcheggiatore abusivo se la prende con 2 agenti della Polfer, martedì aveva picchiato un vigile. Proseguiamo con la lettura delle pagine di Pescara del Centro. Rapina e bacia 3 ragazzine, giovane viene condannato a 2 anni e 8 mesi per essere stato responsabile anche di violenza. Zone franco urbane, il comune informa su questa opportunità. Oggi all'Aurum c'è l'intesa con la città cinese di Fuzhou, spettacolo dei ragazzi del MIBE, poi la firma di una partnership. La prevenzione a scuola, lezione di antidroga al liceo classico con Cosentino in cattedra. E poi nel taglio basso, cinema e TV, parte il corso di recitazione. Andiamo nella pagina di Montesilvano, i furti in città, ladri vandali all'agenzia di scommesse, scassinatori col piede di porco ancora in azione alla Eurobet di Via Emilia. E poi il bilancio del comune di Montesilvano, Orsini contro il movimento hashtag Montesilvano 2019, il consigliere accusa nonostante i 2 assessori dal 2014 fanno opposizione al centro-destra. Nella pagina successiva, sfratto alla Caritas, i volontari, questo per noi è un addio, il coordinatore di Francesco, dopo 20 anni cessiamo di esistere, ma non per mancanza di poveri o di aiuti. Ancora Città Sant'Angelo, rifiuti in calo, la quota della raccolta differenziata. E proseguiamo ancora nella pagina di Francavilla, incendiate le auto di 2 colleghi di lavoro a San Giovanni Tatino, notte di fuoco in via Salara, i proprietari delle macchine sono romeni, indagano i carabinieri. Sempre da San Giovanni, assegnati 25.000 euro a 8 società sportive. E poi da Francavilla, auto colpita da un sasso sulla variante, sabato il grave atto vandalico, parabrezza colpito prima della galleria San Silvestro. C'è anche una notizia curiosa che riguarda un delfino spiaggiato che è stato salvato nella zona sud di Francavilla. Andiamo nella pagina successiva, quella della Val Pescara, Popoli, sulla Tiburtina in arrivo 2 nuove rotatorie. E poi ancora nel taglio basso il calcio a 5, la Coppa Abruzzo, i giovanissimi briganti. E poi la prima categoria, promozione anticipata per lo Scafa Cast, domenica ci sarà la festa. Andiamo ad aprire le pagine di Pescara sul Messaggero. In apertura troviamo il concerto del 1° maggio con il rapper che divide, le critiche di Tersini della Fiamme CGL su Gue Pequeno condivise da Coccia della Cisle e di Amicis dell'UGL. Non siamo stati
coinvolti, dicono i sindacalisti. In provincia si terrà la cerimonia per il lavoratore ideale e un flash mob sul Ponte del Mare per la sicurezza del lavoro. Questo per quanto riguarda il 1° maggio. L'assessore Cuzzi incassa il sostegno di D'Aquino e di Pietrantonio sulla scelta degli artisti da proporre a Pescara. Il confronto, perché sì e perché no, valori sbagliati per parlare ai giovani, molte cose ha ragione, odia i politici. Questo, insomma, sono le opinioni contrastanti su Guepechegno. E poi abusivi delle case Ater di via Rigopiano, proteste alla regione Pettinari dei 5 Stelle, ha guidato il gruppo di residenti. Andiamo ancora avanti nella pagina dell'area metropolitana, ritroviamo il delitto Neri. Ale, ricompare il cugino che dice: sono affranto. Gaetano Lamaletto, partito per l'estero nei giorni del delitto, torna per il Vinitaly. I carabinieri lo aspettano per interrogarlo. Il colpo di scena mentre la pista familiare perde consistenza di fronte alla scoperta di nuovi interessi opachi della vittima. E poi andiamo a Montesilvano, PP1, la variante sposta ai palazzi, bus ecologici sulla strada parco. Domani ci sarà una assemblea per discutere proprio di questo. Restiamo sempre sul Messaggero e passiamo a Chieti. ZTL, 4.300 multe in 6 mesi, raffica di verbali in centro. Le telecamere hanno incastrato i furbetti, strage di contravvenzioni in via Ravizza, nonostante il pericolo di sperimentazione, il periodo di sperimentazione, tante violazioni anche in via De Lollis. Sanzioni di 81 euro, sconto per chi paga entro 5 giorni, altri 2 varchi sono lungo il corso e in via Toppi. I controlli dell'arma, poi truffe e incendi dolosi, scattano le denunce dei carabinieri. Nel taglio basso invece, Ateneo, il TAR annulla il concorso vinto dal figlio di un professore. La sentenza, la commissione esaminatrice ha alterato la par condicio dei candidati. Andiamo nella pagina di Lanciano Vastortona, pronto soccorso all'avanguardia, siamo a Lanciano, ampliata la medicina d'urgenza per pazienti in codice rosso, il primario Caporella, i percorsi separati evitano confusione, la struttura registra 46.000 accessi all'anno, aumentati i posti letto per acuti e potenziate le postazioni per il triage. Possiamo andare a vedere insieme anche questo servizio. Cambia la geografia del pronto soccorso dell'ospedale di Lanciano, dove è aperto la nuova ala che offre più ampi spazi per le attività e modifica l'accesso sia pedonale che per gli automezzi. I pazienti accedono attraverso una porta automatica direttamente nell'area del triage avanzato, luogo della presa in carico e diagnosi con la relativa attribuzione del codice colore in relazione alla gravità. I casi più impegnativi vengono trattati nella sala Barellati, una novità per il Renzetti e motivo di orgoglio per il direttore Antonio Caporella, perché appannaggio solo di pochi ospedali di grandi dimensioni, che permette di accogliere fino a 5 urgenze in contemporanea. Il pronto soccorso di Lanciano registra 46.000 accessi all'anno per un bacino di utenza di 150.000 abitanti, spiega il dottor Caporella, in raccordo con i punti di primo intervento di Casoli a Tessa. Adesso c'è tutto per un DEA di primo livello, dice Caporella, possiamo essere più performanti sui pazienti acuti. Questa apertura, diciamo che in un certo senso cambia la storia del pronto soccorso di Lanciano, nel senso che con un ingresso per acuti e poi un ingresso per gli altri codici verdi bianchi, noi diminuiamo molto la confusione, la calca, le attese di un pronto soccorso e siamo più aderenti ai problemi dei pazienti più acuti. È un'apertura di una parte che poi si arricchirà nel proseguo di 2 sale di emergenza che fanno parte del progetto iniziale e che sono in via di definizione dal punto di vista architettonico sulla rampa vecchia dell'ospedale, come avete potuto vedere. In queste 2 sale, che sono una modernissima proprio per i codici rossi e l'altra è una piccola sala operatoria per gli interventi d'urgenza, sempre però facente parte al pronto soccorso. Da sottolineare anche il miglioramento tecnologico acquisito con i monitor della telemedicina con cui avere diagnosi e seguire pazienti a distanza. Quindi siamo, diciamo, tecnologicamente avanzati, trasmettiamo le TAC in neurochirurgia, quindi la telemedicina oggi è un capitolo molto importante.
Andiamo avanti, sempre dalle pagine di Chieti, però questa volta del del centro. Concorso contestato all'università, incarico al figlio del prof, stop al TAR, il titolo di apertura abbiamo già visto con la dottoranda che ha impugnato la nomina di un ricercatore, la sentenza alla commissione non è stata equilibrata, sì a un nuovo esame. Poi la politica di Chieti nel taglio basso, bilancio in ritardo, serve un commissario, il consigliere Febo di centrosinistra si appella al prefetto. Bulli in azione a San Salvo, ricoverato il quindicenne aggredito in piazza. E poi nel taglio basso, CGL, Pilkington e Denso attendono i servizi, il segretario Di Laudo riunisce i sindacati provinciali, istituzioni in ritardo sulle promesse di servizi per queste importanti aziende. Ancora la pagina di Chieti, Baby Gang in via Pertreglio, rubano nel ristorante, fermati sei ragazzi minori tra i 14 e i 16 anni. Andiamo a vedere insieme adesso le pagine di Teramo. Sul centro l'apertura, D'Alberto dice sì alle primarie, il candidato dell'Alleanza Civica apre alla sfida con Cavallari ma vuole regole chiare. E Cavallari scrive al commissario del comune di Teramo Pizzi, il comune chiede ai fondi regionali per sistemare le scuole in relazione al bando da poco pubblicato dalla regione. Nel taglio basso il centrodestra, Forza Italia si schiera al fianco di Morra, il coordinamento provinciale appoggia la scelta di Fratelli d'Italia, trattative aperte a Silvi e Alba Adriatica. Ancora le pagine di Teramo e provincia sul centro, ASL zooprofilattico, scambio di dirigenti, Cecchini è scaduto da direttore amministrativo del Caporale, sarà sostituito da Ambrosi che lascia l'azienda sanitaria. E poi le vongolare sono tornate a pescare, notizia che arriva da Giulianova. E poi nel taglio basso, viabilità, caos, bus penalizzati a Teramo. Andiamo anche a vedere le notizie da Silvi, altro comune dove si voterà. Silvi in comune, un polo civico con Del Vecchio candidato a sindaco. Restiamo sempre alle notizie di Teramo, passiamo al Messaggero, eccolo qui. Le frazioni abbandonate, poca polizia, tanti ladri, telefoni staccati, crateri nelle strade, anche gli autobus stanno scomparendo. L'unica soddisfazione è che il manto sarà presto rifatto per il Giro d'Italia. Questo è il titolo di apertura, viaggio nei centri minori che si stanno spopolando. E poi le primarie del centrosinistra, D'Alberto e Cavallari pronti a correre per la carica di candidato a sindaco del centrosinistra. Nel taglio basso il mare malato, Enteriti nel 2010, stagione persa in pochi giorni. E poi cambiamo pagina, le larve che chiariranno le cause della morte, siamo al giallo della pittrice Renata Rapposelli, gli esami autoptici non sono terminati e resta valida l'ipotesi dell'avvelenamento, qualche novità potrà venire fuori anche dal dibattito nella seduta a riesame della Corte d'Appello. Andiamo ad aprire adesso le pagine della città per proseguire con le notizie da Teramo. Ambrosi, nuovo direttore amministrativo dell'IZS, abbiamo visto anche in precedenza. E poi la politica, D'Alberto accetta le primarie del centro-sinistra. Ancora Forza Italia morde il freno per ufficializzare Morra, la Meloni si intesta la scelta, attesa per il tavolo di coalizione romano del Paggio pizzicato con la Pelino, e vedete qui la fotografia. Ancora sulla città, primo aperitivo con il programma pentastellato, ieri al Wood di San Nicolò l'incontro tra attivisti e cittadini per autofinanziare la campagna elettorale del candidato del Movimento 5 Stelle Rocchetti. Parliamo adesso del Teatro Romano, obiettivo 4.000 firme, il comitato ha 90 giorni di tempo per raccoglierle per il referendum consultivo sul progetto di copertura del Teatro Romano. Andiamo in Val Vibrata adesso, fiume Salinello pericoloso e inquinato, oltre al rischio idrogeologico segnalati problemi con l'affluente di Ficcadenti.
Prima di passare allo sport, torniamo sulle pagine di Teramo del quotidiano Il Centro. Le altre notizie: da Pineto, incastrato tra le lame della motozappa, un pensionato di 62 anni si ferisce gravemente mentre lavora per preparare l'orto. E poi nelle pagine di Roseto, scuola bus rotto, bimbi a piedi da giorni, servizio in parte sospeso a Santa Petronilla e campo a mare di sotto, qualche mese fa era capitato a Montepagano. Nella pagina successiva invece troviamo L'Aquila e Provincia, assalti con ascia e coltello, rapina in sala giochi, arrestati in tre, si tratta di giovani aquilani cui sono contestati anche due colpi a vuoto a un ristorante cinese alla tabaccheria di Sant'Elia. Poi proseguiamo con la Elf Foundry, rallenta la produzione e l'azienda spinge a fare le ferie. Nel taglio basso, centrale del gas dannosa per la salute, Sulmona, i medici prendono posizione, secca la replica di Snam, emissioni delle polveri sottili pari a zero. Andiamo nella pagina di Sulmona con i venti di crisi in comune, Ramun e D'Amico lasciano il sindaco, formalizzata l'uscita del gruppo che sostiene la giunta, maggioranza in frantumi alla vigilia del voto sul bilancio. E la Casini si infuria, basta politica dei pizzini, il primo cittadino lancia un monito ai suoi sostenitori, è tempo di giocare a carte scoperte. Andiamo a vedere le pagine dell'Aquila sul Messaggero. Da clienti a rapinatori seriali, arrestati tre giovani aquilani. Questa è l'operazione della polizia di cui è stata data notizia ieri. E poi appalto della caserma Campomizzi, il PM chiede condanne dure. Ancora interporto alla protezione civile, coro di sì per il progetto che riguarda Avezzano, che è stato discusso in un incontro tra il capo dipartimento della protezione civile Borrelli e il presidente della regione D'Alfonso. Ritroviamo anche i problemi di maggioranza a Sulmona, comune in frantumi, la maggioranza del sindaco Casini alla vigilia del voto sul bilancio, che tra l'altro è stato oggetto di una diffida da parte del prefetto. Arriviamo così allo sport, iniziamo dall'Abruzzo Sport, proprio del Messaggero. Pescara a Vercelli, e l'ora di vincere, alle 20:30 stasera in trasferta contro l'ultima della classe, Jolly da non sprecare. Pillon fa la rifinitura a porte chiuse, ci sono alcuni interrogativi da risolvere. Poi ci sono le dichiarazioni di Grassadonia, questo è uno spareggio per entrambe le squadre, così Grassadonia. Andiamo nel taglio basso e troviamo la Serie D, l'Aquila, tanto onore e i soliti guai. Grande prestazione anche domenica scorsa, ma nessuno rispetta gli impegni, alla fine questo gruppo sarà smantellato. Andiamo nella pagina successiva e completiamo la lettura delle notizie di sport sul Messaggero. Teramo, la classifica torna a fare paura, piove sul bagnato, la procura ha chiesto 6 giornate di squalifica per San Domenico, il patron Campitelli smentisce l'ipotesi di una maxi fusione societaria con il Pineto. Per la Serie B, per la Serie D, Lavastese, un ritorno troppo a singhiozzo, Colavitto comunque notato il massimo impegno della squadra che ha perso domenica contro il Francavilla. Ancora Serie D, Pineto, Tomassini, uomo insostituibile. E poi Avezzano, cuore Tariuk dall'ospedale subito in campo. Nella pagina successiva troviamo invece l'eccellenza con la promozione del Real Giulianova. Bartolini, squadra forte con l'aiuto della città. Poi ancora la Serie D, Francavilla superbo nonostante le assenze. E poi il basket di A2, Norante, la società Roseto va salvata anche economicamente. Nel taglio basso ritroviamo l'eccellenza, playoff e playout, tutto da decidere per quanto riguarda la promozione e le retrocessioni. E poi il rugby, l'Aquila Under 18 nella bagarre delle finaliste.
Torniamo sulle pagine di sport del centro e andiamo a vedere chiaramente la partita del Pescara. Pescara in campo, Pillon recupera Fornasiera, Vercelli e uno spareggio. Delfino coi Cerotti, coda KO, dubbio Brugman, Macin insidia Koulibaly. Alle 20.30 Biancazzurri a caccia di punti salvezza contro l'ultima in classifica che non vince dal 3 di febbraio. E chiaramente vi invitiamo a seguire Diretta Stadio questa sera per avere tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda questa partita. Gli avversari, Mammarella è recuperato, Grassadonia, siamo vivi. Il capitano in campo dopo qualche problema muscolare, l'allenatore piemontese mette in guardia Pillon, rivitalizzato il Delfino, al Piola ci saranno anche 67 tifosi biancazzurri. Andiamo a vedere la Serie C, il Diavolo in ansia, il Teramo si giocherà la salvezza a Fano, la trasferta del 29 di aprile rischia di essere decisiva. Domenica intanto turno di riposo, poi la sfida nelle Marche, infine al Bonolis con la Reggiana. Il calendario non aiuta i biancorossi nella lotta per evitare i play-out. Reggiana che nel posticipo ha pareggiato 0-0 con il Bassano. Andiamo in eccellenza, la situazione a 180 minuti dalla fine, playoff e playout, un rompicapo, Margherita Chieti, quanto spreco. Nella pagina successiva la Serie D con gli abruzzesi del girone F, Paris voglio il terzo posto, Bolami c'è gente stanca, i presidenti dell'Avezzano e della Vastese lanciano messaggi ai rispettivi tecnici a 3 giornate dalla fine, situazione convulsa sia in zona playoff che nei bassi fondi. Andiamo nel taglio basso, De Vincentis, Lanciano avanti così, il presidente conferma lo staff e ribadisce le ambizioni anche in promozione. E per la promozione le capolista Virtus Teramo e Delfino Flaccoporto, accelerazione verso l'eccellenza. Andiamo nella pagina successiva, il basket di A2, Norante, banche sponsor, è ora di aiutare il Roseto, così il presidente degli Sharks che dice siamo fiduciosi nella salvezza ma bisogna iniziare a programmare economicamente la prossima stagione. Poi il il calcio a 5, Acque Sapone si aggiudica anche il titolo dei giovanissimi. Infine, perché il tempo a nostra disposizione è terminato, andiamo a vedere il titolo principale dello sport sulla città, Diavolo con il Teramo, Diavolo che stai facendo, oppure Teramo che diavolo stai facendo, insomma il succo è quello, un suicidio sportivo in piena regola di fronte a più di 500 tifosi arrivati a Riviera delle Palme, adesso la sosta e poi il match della vita a Fano per evitare di finire nei play-out. Nel taglio basso il caso San Domenico. La procura chiede 6 giornate di squalifica, sentenza tra domani e giovedì, intanto il Sant'Arcangelo deferito, quote già saldate. Abbiamo terminato per quanto riguarda la nostra rassegna stampa, Mattino 6 torna domani alle ore 8. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.